Buongiorno, buongiorno! Quest'oggi ritorniamo a parlare del filone della vecchia Hollywood che è da un po' che ho lasciato lì nell'angolino e ricominciamo alla grande con la figura di Rodolfo Valentino, il quale è stato uno dei primi divi del cinema muto, uno dei primi Latin lover e sex symbol, il cui nome non è semplicemente Rodolfo Valentino, ma è Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmini. Il suo successo lui l'ha ottenuto in America e dove veniva chiamato Rudolph Valentino o semplicemente Rudy. È così tanto il successo che Rodolfo Valentino aveva con il pubblico femminile da fargli dire questo: le donne non sono innamorate di me, ma della mia immagine sullo schermo. Io sono soltanto la tela sulla quale le donne dipingono i loro sogni. Rodolfo Valentino nasce nel 1895 a Castellaneta in provincia di Taranto ed è il terzogenito. Suo padre è Giovanni Guglielmini, un veterinario, ex capitano di cavalleria ed ex circense, appassionato però d'araldica, e i suoi studi di araldica lo fecero giungere alla conclusione di essere imparentato con certi nobili e decise quindi di aggiungere al proprio cognome Guglielmini il titolo di Valentin Rantonguella. Quindi a tutto quel popò di nome che aveva Rodolfo Valentino dobbiamo anche aggiungere Valentina Rantonguella. La madre invece era Marie-Gabrielle Bardin, francese, ma la cui famiglia d'origine era torinese, quindi il cognome è stato poi francesizzato in Bardin, ma in realtà era semplicemente Bardini. E la madre era la dama di compagnia di una marchesa. Rodolfo frequenta quindi le elementari a Castellaneta e poi segue la famiglia a Taranto quando si trasferiscono lì. Ma dopo la morte prematura del padre, la famiglia si ritrova in ristrettezze economiche ed è così che nel 1906 il piccolo Rodolfo Valentino viene mandato a Perugia presso l'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, e dove ci rimane per 3 anni dopo essere stato cacciato per indisciplina. E una cosa incredibile da dirsi è che lui durante questo periodo, questi 3 anni, veniva molto preso in giro dai suoi compagni perché veniva considerato bruttino e perché aveva le orecchie eccessivamente a punta. Quindi oggi noi diremmo che Rodolfo Valentino è stato bullizzato, ma lui se ne è fatto un baffo di questo suo essere bullizzato, perché nel 1909 ha tentato di entrare all'Istituto Nautico di Venezia, ma non è stato accolto per problemi di fisici e alla vista, e quindi si è diplomato a Genova in agraria e poi è ritornato a Taranto. Ma evidentemente Taranto gli stava un pochino stretta come città, come ambiente, pensiamo poi all'epoca, e quindi Rodolfo Valentino ha deciso di partire per Parigi e per darsi questa botta di vita e anche per imparare a ballare. Però una volta che è giunto a Parigi ha finito in 4-4-8 tutti i soldi che aveva con sé e quindi ha dovuto chiedere un aiuto economico alla famiglia per poter rientrare in Italia, che altrimenti non aveva i soldi nemmeno per rientrare. E c'è chi dice che durante il periodo parigino, essendosi dato così alla pazza gioia, lui, per cercare di guadagnare qualcosa, avesse fatto il gigolò per omosessuali. Però sulla vita di Rodolfo Valentino circolano, sono fiorite un sacco di leggende, soprattutto sulla sua omosessualità. E quindi tante notizie non sono proprio così fondate, però erano comunque dei pettegolezzi che giravano parecchio.
Quindi Rodolfo Valentino, come si suol dire, con una mano davanti e una di dietro, ritorna a Taranto, ma decide che davvero lui lì non ci può rimanere e anzi vuole coronare il suo sogno, vuole diventare un ballerino e vuole andare in America. Ma perché proprio in America? Perché in America c'era già un suo amico, il musicista Domenico Savino. I Savino erano molto amici dei Guglielmini e quindi sti Savino non facevano altro che decantare i successi di questo Domenico Savino. E allora Rodolfo Valentino ha deciso che anche lui voleva avere successo come l'amico e quindi decide di andare in America. Ma non è che ci va con un volo privato o non fa un viaggio comodo, perché lui ci arriva sulla nave mercantile Cleveland che arriva a New York nel dicembre del 1913. Mi sembra, sì, nel 1913, e lui sbarca appunto a New York, ma anche lì ben presto rimane senza soldi e quindi fa di tutto un po' per cercare di mantenersi come il cameriere, come il giardiniere. Però grazie all'amico Domenico Savino che gli presta un abito da sera maschile, quindi un completo, Rodolfo Valentino si presenta al Club Maxim, che era un night club, e dove viene ingaggiato per la sua bella presenza comunque come taxi dancer. E cos'era il taxi dancer? Era un partner a pagamento per ballare e in questo modo lui riceveva anche molte mance da queste ricche signore che si avvalevano della sua bravura. E durante questo periodo Rodolfo Valentino inizia anche una relazione con la ballerina Bonnie Glass, dalla cui relazione Rodolfo Valentino trae numerosi vantaggi, perché i due formano coppia fissa, prendono $50 la settimana per ballare nei vari locali, quindi lui non se la passa così male con Bonnie. Poi però i due si lasciano e quindi questa, diciamo, società che i due avevano fondato svanisce nel nulla e lui si ritrova punto e a capo, deve cercarsi lavoro e quindi decide di trasferirsi a San Francisco, dove viene ingaggiato da una compagnia di operette. Però una volta lì un suo amico gli dice di provare ad andare ad Hollywood, che cercano sempre comparse, persone, e lui così fa. Però non è che viene scelto subito per dei grandi ruoli e per dei grandi film, perché effettivamente lui parteciperà come comparsa a tanti film di serie B, quindi dei film comunque minori. Ricordiamoci che a quel tempo il cinema era muto, non c'era ancora il sonoro. Il film che gli diede il successo arriverà nel 1921 ed è I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. A questo successo, che poi è cresciuto sempre di più, Rodolfo Valentino ci arriva più per la sua presenza scenica, la sua bellezza, il suo magnetismo, che per la bravura nella recitazione. Non aveva sti grandi doti di attore, insomma, non era un attore memorabile, era un attore che senza quelle doti fisiche sarebbe stato sicuramente in batteria, ma non sarebbe mai diventato il numero uno. E fu proprio una donna a creare, diciamo, il mito di Rodolfo Valentino, ed era la sceneggiatrice June Mathis, la quale ha adocchiato subito che lui aveva molto successo con le donne, che aveva questo fascino che poteva piacere, e quindi ha deciso di utilizzare queste caratteristiche di Rodolfo Valentino a suo proprio vantaggio. E quindi I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse erano un romanzo che aveva avuto molto successo dello scrittore Vicente Blasco, però si pensava che fosse poco adatto come libro per essere adattato sul grande schermo, per diventare un film. Ma June in realtà ci ha visto lontano e ha imposto alla casa di produzione, la Metro, la figura di Rex Ingram come regista e come personaggio principale la figura proprio di Rodolfo Valentino.
Che infatti June ha avuto ragione, perché quando il film è uscito ha avuto notevole successo e ha lanciato nelle stelle la figura di Rodolfo Valentino, che ha preso proprio ad incarnare la figura dell'amante caloroso, del cavaliere senza macchia e senza paura. E in breve tempo lui ha cominciato a dettare la moda dei tempi. Rodolfo Valentino è stato il primo influencer, perché famosissimi erano gli abiti alla Valentino, ossia cappotti foderati di cincillà, eleganti smoking, calze colorate, mutande di seta. Famosissimi i capelli impomatati alla Valentino, gli stivali alti alla Valentino e lo sguardo da mascalzone alla Valentino, con quegli occhi allungati, truccati, anche se comunque questo fascinoso sguardo obliquo di Rodolfo Valentino era dato in realtà da una miopia di cui soffriva Valentino, esattamente come Marilyn Monroe, questi sguardi un po' così, e ha in realtà dovuti alla miopia. Ma June Mathis non ha abbandonato il suo astro nascente dopo averlo creato, ma gli è stata dietro anche per il futuro percorso attoriale che Rodolfo Valentino ha avuto dopo i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Infatti ha recitato nella Signora delle Camelie, accanto alla grande attrice Alla Nazimova, che era proprio la regina della Metro, dello Studios e la regina anche delle scene teatrali, che aveva creato attorno a sé una specie di circolo omosessuale femminile, di cui facevano parte anche le future mogli di Rodolfo Valentino, ma ci torniamo dopo. Poi lui ha girato anche Lo Sceicco. Per questo film Valentino ha deciso di cambiare studios, si è legato alla Paramount perché gli offrivano uno stipendio molto più alto, anche se June era contrario, infatti avrà anche ragione, perché la sua carriera avrà qualche intoppo, cioè farà sì dei film che gli daranno però sia successo sia motivo per parlare un po' male di lui anche come attore, quindi forse era meglio non farli quei film che hanno un po' intaccato, diciamo, la sua celebrità. Poi ha girato Sangue e Arena, tratto da un altro romanzo di Vicente Blasco, pieno di amore e morte, in cui lui recitava la parte del torero Gagliardo. Poi ha girato L'Aquila nel 1925 e questo film è considerato il suo miglior film, la sua migliore interpretazione. E poi ha deciso di ritornare sulla scia dello sceicco con il film Il figlio dello sceicco, che però purtroppo è uscito pochi giorni dopo la sua morte, nel 1926, e quindi lui non l'ha mai visto proiettato sul grande schermo. Rodolfo Valentino aveva sempre più successo, le donne lo acclamavano sempre di più, ma lui aveva anche dei momenti di grande tristezza, aveva nostalgia di casa e trascorreva molto tempo in certi periodi a scrivere queste lettere tristi alla madre, a cui lui era molto molto legato. Un racconto a parte merita La casa americana di Rodolfo Valentino, perché lui a un certo bel punto, però proprio un anno prima di morire, quindi se l'è goduta anche poco questa casa, ha comprato una mega villa sulla collina di Beverly Hills. Una collina è una casa che lui ha denominato il Nido del Falco. Ed era arredata lussuosamente, con lampadari di cristallo, aveva ettari e ettari di terreno dove lui amava cavalcare. Però appunto in questa casa lui ci stette in realtà poco, e dopo la sua morte questa casa è stata venduta all'asta per cercare di ripagare i debiti che Rodolfo Valentino aveva e che erano pari al triplo dei suoi possedimenti. Cioè era super indebitato Rodolfo Valentino, spendeva un sacco di soldi, infatti il suo tenore di vita era molto molto alto, fra gli abiti, le donne, tutto di lusso, la sua vita era circondata dal lusso, però si era indebitato parecchio. E quindi questo Nido del Falco cambiò proprietario,
passò di proprietario in proprietario fino al 2006, quando poi venne distrutto. Quindi oggi la casa di Beverly Hills di Rodolfo Valentino non esiste più. Ma nel 1918 muore la madre e questo potrebbe essere un anno di grandissimo dolore per lui, cosa che sicuramente fu, ma non fino in fondo, perché proprio in quell'anno lui ha conosciuto la sua futura prima moglie, Jean Acker, e i due si sono conosciuti durante una festa di ballo, durante un ballo che era stato dato dall'amico di Rodolfo Valentino, Douglas Gerrard, che era il direttore del circolo atletico di Los Angeles. Rodolfo e Jean decidono di sposarsi l'anno dopo, il 5 novembre del 1919, ma questo matrimonio durerà meno di un gatto in tangenziale, perché subito alla prima notte di nozze Jean si pente perché lei in realtà era omosessuale e quindi sbatte Rodolfo Valentino fuori dalla porta della camera e non lo fa entrare. Quindi loro decidono di separarsi da subito, già da un mese dopo decidono di separarsi, anche se in realtà ci vorranno dei 2-3 anni per raggiungere proprio la separazione effettiva. Comunque i due si lasceranno amichevolmente, ecco, non con del rancore. E proprio sul set della Signora delle Camelie, Rodolfo Valentino conoscerà la sua futura seconda moglie, Natasha Rambova, la quale era una famosissima e importante scenografa e costumista di Hollywood, che aveva un bel caratterino. Lei era molto esigente, era molto ambiziosa e pretendeva altrettanto anche da Rodolfo Valentino, e si arrabbiava quando il marito veniva scelto per dei ruoli che secondo lei non lo valorizzavano fino in fondo. E quindi la presenza di una donna forte come Natasha sarà comunque importante per la sua carriera artistica, nel bene e nel male, perché poi sarà un po' troppo oppressiva questa donna. Quindi i due si sposano nel 1922, ma Rodolfo Valentino è allergico ai matrimoni, o i matrimoni sono allergici a Rodolfo Valentino. Fatto sta che dopo 8 giorni dall'avvenuto matrimonio, Rodolfo Valentino viene portato in carcere perché lui non ha rispettato la legge californiana sul matrimonio, sul divorzio, e quindi risultava bigamo, perché per quella legge californiana quando uno si separava doveva aspettare un anno prima di contrarre nuovo matrimonio. Quindi, uscito dal carcere, Natasha e Rodolfo Valentino hanno vissuto separati per un anno, fino a che poi si sono risposati ufficialmente nel 1923. Rodolfo e Natasha avevano molti punti in comune, entrambi aderivano allo spiritualismo, ad entrambi piaceva l'arte, ad entrambi piaceva le lettere, la scrittura, tant'è che Rodolfo Valentino ha scritto anche un libro di poesie ispirandosi proprio alla figura della moglie. Però c'erano anche dei punti di contrasto fra i due. Innanzitutto Rodolfo Valentino aveva una visione molto tradizionale e statica della donna, come moglie e come madre, prima di tutto, anzi unicamente, e voleva avere figli, voleva avere una famiglia tradizionale, mentre Natasha non la pensava proprio così. Già all'epoca era una donna comunque avanti, non era disposta a sacrificare la carriera per essere una moglie e non aveva nessuna intenzione di diventare madre. Però potevano anche parlarsi un po' prima di sposarsi, cioè potevano saperle anche un po' prima le intenzioni che avevano. Comunque queste differenze di vedute hanno contribuito a minare il rapporto, e a ciò si aggiunge anche il flop clamoroso del film Il giovane Raja. E dopo questo flop, lui decide di non far più parte della Paramount, con la quale appunto era andato, ma passa dalla parte della United Artists.
Il quale Studios però gli fa firmare un contratto in cui praticamente Rodolfo Valentino si impegna a tenere la moglie Natasha distante dalle sue scelte artistiche, quindi la moglie non si deve più intromettere. Questa cosa proprio segnerà la fine drastica del rapporto tra i due, infatti i due poi si separano. Nell'ultimo periodo della sua vita, Rodolfo Valentino si stava vedendo con l'attrice Pola Negri. Però queste sono le relazioni ufficiali che Rodolfo Valentino ha avuto, ma su di lui si è molto vociferato, arrivando appunto a pensarlo come un omosessuale che in realtà si era sposato solamente come copertura, e questi matrimoni sarebbero stati una copertura non solo per lui ma anche per le sue mogli, che in effetti gravitavano nel circolo di quella attrice alla Nambinova, mi sembra si chiamasse così. E quindi gli vengono appioppati a Rodolfo Valentino un sacco di flirt maschili, innanzitutto con Rex Ingram, proprio il regista dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, con l'attore Paul Ivano, che negò la relazione amorosa dicendo che lui, Rodolfo Valentino, non l'aveva mai conosciuto e che anzi era risaputo che i due fossero eterosessuali, con l'attore André Daven, con l'attore e regista Ramon Novarro, che però dice no, io Valentino non lo conosco di persona, insomma nessuno conosceva sto Valentino, ma anche con il suo truccatore personale Giorgio Rea, con Samuel Stewart, che sostenne di aver avuto rapporti sessuali con Rodolfo Valentino in un hotel in Ohio, ma tali affermazioni però sarebbero poi state smentite, perché nei giorni presunti di questi incontri Valentino in realtà si trovava a New York e non in Ohio, e quindi Samuel Stewart ha detto un sacco di fregnacce, e molto probabilmente per farsi un po' di pubblicità, perché comunque Rodolfo Valentino era molto famoso e voglia di averne come avanti così. A causa però di queste voci, Rodolfo Valentino ha cominciato a essere denigrato da una certa stampa americana, il quale lo descriveva come un comune dandy effeminato che metteva in ridicolo la mascolinità dell'uomo americano, perché insomma Rodolfo Valentino piaceva tanto alle donne americane, portava via ste donne all'uomo forte americano, e in realtà era pure effeminato. E su questa notizia ci hanno marciato così tanto che addirittura nel 26 un giornalista del Chicago Tribune lo ha definito come un piumino per cipria rosa. Lui si è molto arrabbiato per questa definizione e ha sfidato a un incontro di pugilato questo giornalista per fargli vedere quanto lui fosse mascolino, perché il duello era vietato all'epoca. Ma il giornalista del Chicago non raccoglie la sfida di Rodolfo Valentino, che viene raccolta da un altro giornalista, Frank O'Neill, giornalista del New York Evening Journal, appassionato di pugilato, quindi sapeva come muoversi, e si è incontrato lui con Rodolfo Valentino, ma Rodolfo Valentino l'ha sbaragliato, ha vinto. Come prova ipotetica dell'omosessualità di Rodolfo Valentino, a un certo punto è stato portato il diario scritto da Rodolfo Valentino, che è stato reso noto nel 1959 all'interno del libro Hollywood Babilonia di Kenneth Anger, il quale però è stato poi giudicato infondato. Tuttavia, in questo libro si parlerebbe appunto della omosessualità di Rodolfo Valentino, di questi matrimoni copertura. Si cita anche una storia tra Rodolfo Valentino e Ramon Novarro. In pratica, Rodolfo Valentino avrebbe regalato a Ramon un dildo in stile Art Deco,
che sarebbe stato ritrovato poi, anni e anni dopo, nella bocca di Ramon Novarro quando lui è stato ucciso. Perché l'attore regista Ramon Novarro, giunto all'età di 70 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Santa Monica, nel suo villone a Santa Monica, ed è stato fatto fuori dai fratelli Ferguson, Tom e Paul, i quali avevano saputo per vie traverse che lui in casa nascondeva $5,000 e quindi volevano rubarglieli. Sono entrati in casa per farsi dire da Ramon dove fosse il nascondiglio, costui non avrebbe parlato, forse perché non era vero che c'erano dei soldi nascosti, e quindi sarebbe stato preso a calci e pugni fino a che sarebbe morto soffocato dal suo stesso sangue. E in seguito però è stata assolutamente negata l'esistenza di questo dildo in stile Art Deco. Le voci sulla presunta omosessualità di Rodolfo Valentino si sono fatte sempre più insistenti negli anni 60, ma i suoi biografi ufficiali non è che hanno smentito questa cosa, però dicono: signori miei, non ci sono delle prove, ci sono solamente queste voci di corridoio, questi pettegolezzi, ma tutti poi quelli che davvero conoscevano Rodolfo Valentino e che lo frequentavano smentiscono questa cosa, comprese le sue due mogli, quindi noi non possiamo dire che fosse così, sono voci infondate. Ma Rodolfo Valentino, da che ha lasciato l'Italia nel 1913, ci è tornato un anno prima di morire, nel 1925, perché stava facendo un tour in Europa e quindi ha voluto ritornare a vedere la sua Italia, ma ci è rimasto molto male quando ha capito che lì lui non era così famoso come nel resto del mondo, come in America o come anche in altri stati d'Europa, e avrebbe chiesto un incontro addirittura con il Duce, con Mussolini, il quale però avrebbe negato questo incontro, proprio perché in quel periodo Rodolfo Valentino aveva fatto la richiesta di essere naturalizzato americano, e quindi l'Italia ci è rimasta comunque male per questa cosa, tant'è che il giornale Il Tevere titolava: Rodolfo Valentino è stanco di essere italiano, e addirittura fuori dal cinema si faceva un volantinaggio in cui Rodolfo Valentino era etichettato come il traditore della patria. Quindi forse anche per questo Mussolini si è rifiutato di vederlo. Però delle volte essere ricchi, belli e famosi non ti salva, non basta, perché Rodolfo Valentino è morto velocemente e prematuramente a 31 anni, nel 26, al Polyclinic Hospital di New York, dove era stato ricoverato per un'ulcera gastrica di cui lui soffriva da tempo e anche per una appendicite. Però forse c'è stato anche un po' un caso di mala sanità, perché nel corso di questa degenza ospedaliera l'appendicite si è trasformata in peritonite. Lui è stato operato d'urgenza, ma non, a nulla è valso, perché lui è morto ad agosto del 26. E naturalmente nemmeno la morte lo salva dalle voci di corridoio e dalle leggende, perché cominciò a girare la voce che lui in realtà fosse stato ucciso o da una donna gelosa, avvelenato con del fosforo nello champagne, o da un rivale in amore, o addirittura fu fatto fuori dalla mafia perché lui si era rifiutato di pagare una specie di pizzo. È curioso però notare come tutta la breve vita di Rodolfo Valentino è coincisa perfettamente con la durata del cinema muto, perché nel 1895 più o meno il cinema muto è nato, e nel 1926 più o meno il cinema muto è decaduto per far posto al sonoro. Quindi sarebbe stato interessante vedere come se la sarebbe cavata Rodolfo Valentino con il sonoro, perché il sonoro ha decretato l'ascesa sì di molti personaggi talentuosi, ma anche la caduta degli dèi dall'Olimpo. Molti sono caduti, e diciamo che in questo passaggio sono stati avvantaggiati soprattutto gli attori teatrali, che già erano abituati ad utilizzare la voce, avevano
avevano studiato dizione, sapevano come fare, quindi non si sono trovati male a dover passare su uno schermo, mentre invece chi lavorava su uno schermo non era in grado proprio di proferire verbo, erano davvero delle volte molto poco credibili. E quindi sarei stata curiosa di vedere se il suo mito sarebbe continuato oppure no. Però questa cosa non la potremo mai sapere. Una cosa stranissima però è che di Rodolfo Valentino si sono tenuti ben due funerali, cioè due cortei sono stati organizzati, uno proprio a New York e uno a Hollywood, dove parteciparono decine di migliaia di persone, tra cui volti noti come Charlie Chaplin. E a un certo punto si è diffusa la voce che persino Mussolini avesse mandato una corona con dedica, una corona tutta nera, insieme a 15 bardi giovanotti vestiti in camicia nera, ma poi tutto questo si viene a sapere che era stato una trovata pubblicitaria delle pompe funebri che avevano addirittura comprato l'abbigliamento per questi ragazzotti, perché voleva insomma darsi un po' di pubblicità. E si dice che il giorno della morte di Rodolfo Valentino si siano tenute scene di isteria in tutta l'America e non solo, e che ci siano stati almeno una trentina di suicidi. In realtà questa cifra va molto ridimensionata, perché comunque per Rodolfo Valentino si è uccisa sia una donna a Londra, però una, non 30, che si è fatta trovare nel suo letto con la foto di Rodolfo Valentino sul petto. Quindi si è proprio capito che si era tolta la vita per la sua morte. E le sue spoglie adesso riposano nel mausoleo della cattedrale all'Hollywood Memorial Park di Los Angeles. Ma non è finita qui, perché dal 1927 al 1960 si dice che una donna misteriosa velata di nero a ogni anniversario della morte di Rodolfo Valentino sia andata sulla sua tomba per portargli dei fiori, e non si è mai capito chi sia, chi fosse questa donna, questa dama velata di nero. Ogni donna diceva: sono io la dama velata, sono io, ma in realtà non si è mai saputo chi fosse. Si è anche pensato addirittura a una figlia segreta misteriosa avuta da Rodolfo Valentino. Tuttavia questa leggenda ha preso così tanto piede che anche oggi molte donne che vanno a trovare sulla sua tomba Rodolfo Valentino ci vanno vestite di nero, esattamente come la dama velata. Ecco, era un personaggio troppo troppo interessante Rodolfo Valentino, mi ha fatto un sacco piacere trattarlo, spero che questo video sia piaciuto anche a voi. Naturalmente, come dico sempre, se sapete cose che non ho detto scrivetele nei commenti, io i commenti li leggo e rispondo anche. E niente, noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video, ciao!